Allora ragazzi, bentornati in Giappone. Stasera che proviamo a fare? Stasera proviamo ad assaggiare i nuovi panini che sono usciti da McDonald's, edizione di One Piece. Perché sì, adesso lo vedrete alle mie spalle, sono usciti proprio oggi i nuovi panini di One Piece. Eccoli qua. Eccoli qua. Gold Roger che mangia il panino e tutta la ciurma. Andiamo, sono molto curioso di sapere un po' di che cosa sapranno e andiamo subito a mangiare. Allora, scopriamo un attimino com'è sto panino. Vediamo, 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 vediamo. Beh, ma allora, a parte che c'è il... La scatola è bellissima, ragazzoli. Allora, c'è pane, pollo fritto, salsa particolare. E verdura, vediamo che cos'è. Allora, leggermente speziato. La salsa non si sente più di tanto, non infastidisce, non è persistente. Il panino è molto morbido, non che più giallo del solito, non capisco perché. E il pollo è morbidissimo, diverso dal classico pollo del McDonald's. Anche la panatura è molto più meno fragrante, però non è fastidiosa, molto buona. Sì, confermo la prima idea. Il panino di base ha un gusto delicato, non è troppo forte. L'agrume, se questa è la versione dell'agrume, perché io ho detto quello con l'agrume, ma non pare che me l'hanno sbagliato. Mi sono mangiato quello normale, però molto particolare e molto buono. Diciamo che da 0 a 10 diamo un bel 7, 7 e mezzo. Non male, non male, non male. Allora ragazzi, seconda parte. Abbiamo deciso di provare anche l'altro panino che fa il Mac. Confezione anche in questo caso iper mega figa, con la parte mancante della ciurma. Ecco perché sulla prima confezione non c'erano tutti. Opzione B, quindi. Opzione con Zoro, con... Ah, è arrivata veramente la salsa, finalmente. È arrivata la salsa allo yuzu e si sente tantissimo l'odore. Quindi sì, quella di prima era nettamente Orochi, era nettamente senza. Quindi infatti, ah sì, yuzu, qui c'è scritto, quindi. Al profumo di yuzu. L'odore di yuzu è molto forte. Lo yuzu è un agrume tipo un arancio, un mandarino, quindi qualcosa di strano, si sente molto l'odore. All'interno quindi pollo fritto, insalata, salsa yuzu e penso anche un po' di... sì, penso anche maionese alla senna, perché loro lo usano tantissimo. Vediamo un po' com'è. Allora, molto buono, il sapore particolare, diverso da quello precedente. Lo yuzu si sente, ma non è fastidioso. A me di solito i sapori un po' agrumati nel cibo così non fanno impazzire. Invece qui c'è stata paura, perché sgrassa un po' quell'effetto del pollo fritto che potrebbe risultare un po' pesantino. Quindi direi che al primo assaggio dà paura. Vediamo il secondo, vediamo se dopo un po' infastidisce o comunque rimane su questa sensazione positiva. Eccola qua, guardate quanto cola la salsa. Leggermente piccantino. Il sapore agrumato, l'ho detto, si sta veramente veramente da paura, non è per niente fastidioso. Quello di prima ho dato 7, 7 e mezzo, penso che questo qui un bel 8, 8, 8 e mezzo se lo prende tutto. Facciamo 8 e mezzo, dai. E poi c'è la bibita di Nami, che rappresenta proprio le onde, perché Nami, se non lo sapete, in giapponese significa onde. Quindi rappresenta questo mare con la sua bianca schiuma. Oddio, è soda. Se avete mai assaggiato qualcosa in Giappone al gusto di soda, questo è nettamente tutta soda con panna
panna spray sopra. Sapore è stranissimo, perché è tipo una mezza gassosa con poi sopra sto sapore particolare strano. Però ci sta, ci sta, ci sta. Ma detto non è male. È una bibita gassata ipermega dolce. Togli alla fine. Non è niente di particolare. Qui San Giuseppe poteva impegnare un po' di più, eh. Abbiamo dato 7, 7 e mezzo, e poi 8 e mezzo. Qui diamo un 6, 6 per l'incoraggiamento, perché alla fine qui potevamo tranquillamente skippare, l'ho detto onestamente. Allora, terzo ed ultimo. Questo, oddio, quanto pesa. Pesa tantissimo. È forse il più cheap sotto il discorso aspetto, perché ecco, c'è giusto la carta, non è niente di eccezionale. Panino fatto con il riso. Non so se lo vedete, è particolarissimo. È riso che viene schiacciato, pressato, e diventa un sostitutivo del pane. L'abbiamo già provato con Dijon. Non ci aveva fatto impazzire, vediamo questa opzione B, sempre con salsa allo yuzu, sempre con il pollo fritto, sempre con la maionese alla senape. Vediamo un attimino com'è. Il riso non è male, non infastidisce, ovviamente non c'è la sensazione del pane, sembra quasi che manca qualcosa. A livello di sapore ci siamo, a livello di consistenza la mancanza del pane si sente. Un po' fastidioso e ti si sbriciola in mano, ecco. Sono parti di riso che ti rimangono in mano mentre mangi. Non è la cosa più comoda del mondo. A livello di sapore ci siamo, voto, diamo un 6 e mezzo di incoraggiamento anche qui. Allora, ragazzi, mentre torniamo a casa, tiriamo un po' le somme. Sapori buoni, non eccezionale, vi dico la verità, non c'è stato nulla che mi ha fatto proprio volare, 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 volare. Però era una cosa che volevo assaggiare, anche perché queste limited edition qua in Giappone vanno tantissimo, quindi rischi che dopo già 1 o 2 giorni non l'avresti trovata. Soda Dynamic, Coca-Cola, patatine, 3 panini, spesa totale di circa 1600 yen, circa 13 euro al cambio di oggi, quindi prezzi Giappone per il McDonald's. Ottimi. Sapori l'ho detto, buoni, ma niente di superlativo. Diciamo, forse la cosa più buona è il panino normale con la salsa allo yuzu, all'agrume, e anche senza era molto buono, ma ho voluto premiare un po' la particolarità di quello con lo yuzu. Bibita di Nami, ma se vi piace la soda, buona, ma niente di veramente così. Panino col riso ci sta. Sapore c'era, però il fastidio è quello confermato l'altra volta già, e la consistenza. Cioè non c'ha proprio senso fare un panino così senza il pane, cioè col riso che ti si sbriciola in mano, perde proprio di utilità. Detto questo, ragazzuoli, io vi ringrazio per aver visto il video. Mi raccomando, condividete se volete news sul Giappone, c'è il nostro canale Telegram, abbiamo Instagram dove condividiamo un po' tutto quello che ci circonda e tutto quello che succede. Ragazzuoli, alla prossima!